Monopoli, squadra indecifrabile, strapazza a domicilio il forte audace Cerignola e riesce ad uscire sconfitto dal terreno dell'ultima in classifica Viterbese. Eppure gli uomini di Mister Lopez arrivavano da 4 sconfitte consecutive, dal canto suo la formazione di Pancaro da 3 vittorie ed un pareggio. Prima fase di studio, quindi vantaggio laziale al minuto 34 con Daniel Semenzato che infila sul secondo palo su una punizione battuta da Mastro Pietro battendo Vettorel. Un altro ex Bari sarà protagonista del raddoppio che risulterà decisivo in avvio di ripresa. Calcio di rigore concesso per questo fallo di Viteritti in area su Devetak per il direttore di gara Scarpa e calcio di rigore dal dischetto va Alessandro Marotta che non sbaglia. I pugliesi alzano la pressione ma ormai è troppo tardi, la difesa gialloblu fa buona guardia e porta la gara fino al recupero quando trovano anche l'esordio Cazza ed Ingegneri. Al triplice fischio la Viterbese vince e aggancia la Fidelis Andria.